Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo Vlogmas numero 3 e in questo nuovo video. Come forse avrete già intuito dalla maglietta, dalla location, da tutto, oggi si fa il nuovo colore, sì. Ero indecisa se aspettare oppure no, però ovviamente su Instagram mi avete detto fallo dannazione, quindi eccoci qui. Per questo nuovo colore ho deciso di andare di nuovo su Crazy Color. Lo so, raga, lo so. Non mi era mai piaciuta Crazy Color, era proprio quella tinta che non consigliavo mai a nessuno, ma ultimamente mi ci sto trovando da Dio. Quindi ho detto, why not? Why not? E c'è una motivazione molto più ragionata che poi vi spiego magari mentre facciamo il colore del perché appunto ho scelto Crazy Color e non Direction o qualche altra marca di tinta. Ho preso questo pacco da 4 su Amazon e la colorazione, magari qualcuno già se lo immaginava, è, già così si capisce perché è una tinta esplosa, rosso. Più precisamente ho preso il Fire, che da ciò che posso già notare dall'esplosione di questa tinta sembrerebbe proprio il rosso che io sto cercando, perché lo voglio con una base non troppo aranciata ma più rosata. Non so se si capisce. Vediamo come mi trovo con questo Fire di Crazy Color. Come andrò ad utilizzare il tutto? Allora, raga, la mia idea è quella di metterlo su tutti i capelli, sfruttando queste lunghezze più scure che ho, nella speranza che si crei una specie di sfumatura poi più scura. Teoricamente, nella mia testa funziona, nella realtà bisogna vedere. Quindi io proprio andrò ad applicare la tinta su tutti i capelli, radici, lunghezze, punte, e poi spero che questa base che ho già faccia un po' tutto il lavoro di sfumatura da solo. Se dovesse comunque rimanere tipo un nero sotto, ma dubito perché è veramente molto chiaro adesso, comunque mi piacerebbe, ecco, l'idea è quella di avere comunque i capelli rossi sfumati da più chiaro a più scuro. Vedremo cosa succederà. Prima di iniziare però, ovviamente, apriamo i calendari dell'avvento. Per una volta vorrei partire con quello di The Gustabox, quindi cerchiamo la casellina numero 3. Eccola qui, trovata. Oh, due cose. Abbiamo ben due pacchettini, giusti giusti, uno per me e uno per Mark, vegani, che contengono che cosa? Mix ricarica fonte di magnesio. Deduco frutta secca, frutta essiccata. Belli salutari, mi sa che dopo me li mangio. Andrei ora con quello di Yogi Tea e cerchiamo la casellina numero 3. Eccola qui. Che te ci sarà? Quello la curcuma, buonissimo. Apriamo ora questa di Harry Potter. E casellina numero 3 trovata. Vediamo cosa c'è. Un cosino da costruire che non ho capito cosa sia. Ok, questo è il cosino costruito. Non capivo cosa fosse, ma deduco sia questo, ovvero il camino. E poi troveremo gli altri vari cosini da aggiungere. Credo, suppongo. Ok, ci rimane ad aprire soltanto questo qua del DM. Casellina numero 3, eccola qui. Cosa c'è oggi? Mix di mele e ciliegie, credo. Senza cioccolato, vediamo. Sì, un mix di frutta disidratata e frutta secca. Molto simile a quello che abbiamo trovato nel calendario di The Gustabox. Quindi oggi si va proprio di merendina sana, mi sa. Ok, arriviamo a noi. Mettiamo i guanti. E guardate che meraviglia di colore, raga. È proprio il rosso che volevo io, cioè a vederlo da qui. Bisogna vedere una volta applicato se poi rimane effettivamente di questo colore. Per ora mi sta gasando tantissimo. Andiamo ad applicarlo. Ah no, scusate, prima di tutto devo mettermi gli occhiali. Perché ho finito le lenti a contatto e senza occhiali, raga, non vedrei assolutamente nulla. Quindi vado ad utilizzare i miei vecchissimi occhiali, che sono proprio così da combattimento, e andrò a farmi la tinta con gli occhiali. Se pensate che sia impossibile, sappiate che io tipo tutte le deco le faccio sempre con gli occhiali. Quindi nulla è impossibile. E let's go! Prima passata, wow! Sembra veramente un colore fighissimo. Ovviamente, raga, ho scelto il rosso per Natale, cioè manco ve lo devo stare a dire, no? Ve lo devo stare a dire, credo non sia nemmeno italiano, vabbè. Volevo assolutamente i capelli rossi per Natale e la mia idea iniziale, perché pensavo già al colore di Natale mesi fa, era proprio quella di avere tutti i capelli rossi. Io volevo tutti i capelli rossi. Poi appunto però ho fatto questa cosa del metà nero, metà verde, mi sono ritrovata con questo nero che giustamente non se ne andava più via. E allora ho deciso appunto di provare a fare questo esperimento, visto che comunque un po' è sbiadito, perché secondo me dovrebbe comunque uscire un risultato carino. Comunque ora vi spiego perché ho deciso di andare su Crazy Color invece che su Direction o altre marche. Praticamente, non so chi di voi si ricorda, ma l'anno scorso per Natale mi ero fatta i capelli metà bianchi e metà rossi, proprio in stile Todoroki, e avevo utilizzato il Fire, ma non di Crazy Color, ma appunto di Direction. Ecco, quel colore, raga, non mi era piaciuto per niente. Nel senso, nell'insieme sì, erano usciti fighissimi quei capelli e rimarranno tra i miei preferiti in assoluto, perché erano appunto proprio in stile Todoroki. Però non mi piaceva quel rosso proprio come tonalità, perché appunto era troppo aranciato. E in più, raga, comunque non mi ero trovata
trovata bene perché durava pochissimo, cioè dopo il primo shampoo già praticamente si era sbiadito. Quindi mi sono detta, quest'anno per il rosso che faccio? Vado di nuovo su quello di Direction, sapendo già che comunque non mi piace molto come tono, so che non mi dura eccetera eccetera, o proviamo a dare un'altra possibilità a Crazy Color, che ultimamente ci sta stupendo? Perché mal che vada, voglio dire, tanto anche con Direction mi sarei trovata male e cambia poco, no? Oppure invece magari ci stupisce ancora una volta. Ora non so quanto durerà, perché veramente questi rossi così semipermanenti generalmente non durano molto, al contrario dei rossi quelli da supermercato, tinte da supermercato, che ti durano in eterno. Però già come tonalità di rosso, raga, mi sta piacendo tantissimo e mi sembra proprio quel punto di rosso che volevo io, raga, pazzesco. Ok, qui è necessario che levi gli occhiali per fare questo punto. Comunque spero solo che 4 barattoli di tinta mi bastino, perché nonostante sia molto liquida la tinta di Crazy Color, i miei capelli diventano sempre più lunghi, sempre più tanti. Ma dovrebbero bastare, mal che vada ho qualche rimasuglio di tinte vecchie sui toni del rosso, quindi qualcosa mi inventerò all'ultimo minuto. Prima metà testa delle radici fatta e un barattolo di tinta è già quasi andato. Direi quindi di andare a aprire il nuovo barattolo e almeno questo non è esploso. E voilà. Sì, vabbè, stavo dimenticando gli occhiali. Infatti dicevo, c'è qualcosa di strano, tipo che non ci vedo niente. L'unica cosa che non riesco a capire per ora, perché assolutamente è una cosa che capisco fin da subito, è se questo colore è un colore di quelli che macchia tantissimo oppure no, perché mi dà un po' l'idea di essere un colore che macchia, ma non è detto. Io spero di no, perché sto veramente spargendo sta tinta ovunque, raga. Me la sono anche versata sui pantaloni, quindi vabbè. Finché macchio i vestiti non mi interessa, più che altro è la pelle, perché non vorrei mai metterci poi 6 ore per levarmi tutti i danni che ho fatto con la tinta. E ok, radici fatte. Di tinta ne ho ancora un bel po', quindi procediamo con le lunghezze, che è la parte più noiosa in assoluto, raga. Però dobbiamo farlo. E non so voi, ma io sono già presa bene, raga. Già a vederli così mi piacciono tantissimo. E direi, visto che questa parte è veramente lunga, noiosa e pallosa, me la faccio tutta out of camera, così anche la videocamera non soffre troppo, che già la batteria la vedo che si sta esaurendo del tutto, e ci vediamo appena ho finito con tutta la testa. E voilà, tinta messa su tutti i capelli. Non ho idea di come possa uscire questa sfumatura, ci sarà, non ci sarà, tenderà un rosso scuro, un viola, un nero, non si vedrà proprio, sarà quasi un colore tipo tutto omogeneo, non lo so, raga, non riesco proprio a capirlo, perché visto così sembra tutto un colore unico. In ogni caso so che il risultato mi piacerà. Va bene tutto, quindi ora lascio in posa per un paio d'ore e ci vediamo con il risultato finale. Allora, raga, io non so se siete pronti. Vi dico, preparatevi psicologicamente, ok? 3, 2, 1... Cioè, io li amo! Cioè, ieri, quando li ho asciugati e ho visto cosa era uscito, ho detto, no vabbè, sto volando. Mi dispiace che dalla videocamera non si capisca bene esattamente qual è la tonalità, perché sembra sempre troppo aranciato, ma vi assicuro che dal vivo invece non c'è nulla di aranciato, è molto tipo color ciliegia, amarena, cioè proprio il colore che volevo io. La sfumatura alla fine c'è, e adoro il fatto che sfumi in una specie di quasi viola, prugna, un colore del genere, e li amo, mi fanno impazzire, sono bellissimi! Ecco, forse riesco a fare vedere la differenza tra un rosso aranciato e il mio rosso ciliegia. Guardate il cappellino di Natale sulla mia maglietta, questo rosso è un rosso aranciato e i miei capelli notate che sono decisamente diversi, quindi non fatevi ingannare dalla telecamera, dalle luci, e fidatevi di moi. Adoro il fatto che questo colore mi renda ancora più pallida, cioè sembro un vampiro, raga, e io adoro essere pallida, quindi nulla da ridire su questi capelli, sono perfetti, mi piace tutto. Però fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Boh, raga, quindi giunti a questo punto del video, scegliamo un bell'hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, e l'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho, raga, facciamo hashtag amarena, perché io voglio proprio farvi capire che questi capelli sono color amarena, ok? Quindi sì, hashtag amarena, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io in descrizione ovviamente vi lascerò il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok, il link per potermi seguire su Twitch e il link della mia Amazon wishlist. Io vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo, ciao! Tan 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 t